sera presentiamo il romanzo Che se fosse domani di Daniele Taranna, che è qui accanto a me. È un testo originale che richiama le emozioni presenti in Rager 27, che era un libro che lui ha già pubblicato. E, questo libro di stasera, E se fosse domani, il titolo, è di difficile catalogazione, proprio forse in relazione anche a quello che ha detto lui, perché tratta non solo dell'amore, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue manifestazioni, ma di tutti i sentimenti che albergano nell'animo umano. Come quello materno, quindi invece la mamma è un elemento che ricorre nelle tue storie, e poi l'amicizia, anche quella tra persone sensibili, e quelle bisognose di affetto. Un'altra cosa molto interessante del libro che a tratti è onirico, e, nel senso sogni, ricordi, e suscita nel lettore delle situazioni, delle emozioni molto contrastanti, quindi dolcezza, disorientamento, ansia e coinvolgimento emotivo. La cosa più complicata di questo libro che ho trovato è di proprio delineare la trama, cioè dire comincia, poi succede, poi finisce, e, perché ci sono dei colpi di scena talvolta traumatici ma sempre molto coinvolgenti che ti fanno capire, e poi magari invece andando avanti trovi una situazione diversa da quello che ti eri ipotizzato o avevi pensato. E un'ultima cosa prima di passare la parola a lui e chiedergli una cosa, sono le descrizioni dei luoghi e dei personaggi e dei paesaggi che sono accurate, e questo poi si capisce, cioè quando tu leggi queste descrizioni, nel leggerle ti sembra quasi di vedere l'immagine che lui ha descritto. E anche nella scrittura, nel descrivere il posto dove mi trovo. E la scrittura è venuta dopo perché? Perché quando io presentavo le mostre, qualcuno mi faceva i complimenti sulla presentazione che era scritta della mostra. Mi diceva, belli quadri, però complimenti anche per la presentazione. Allora io che sto sempre con le antenne alzate per percepire quello che mi gira intorno, ho detto, ma forse dovessi scrivere le mie emozioni invece che dipingerle, perché certo dai quei quadri c'è, che vuol dire, guarda che sono solo macchie, e invece no, dietro c'è tutta una motivazione, cioè, la pittura è così. E allora da lì ho cominciato a scrivere. Manuel è il protagonista di un film di Carlo Verdone, Manuel Fantoni, interpretato dal grande Angelo Infanti. Amo quel personaggio, che nel film appare spavanzato sul divano che fa girare una pallina su una roulette portatile. Proprio perché è un mito così, il protagonista del romanzo vorrebbe essere come lui, ma lui è tutt'altra cosa, non ci riesce, quindi lo prende come esempio, come modello, anche se lui è tutt'altra cosa. E, più che un libro sull'amore, il mio intento è stato di scrivere un libro introspettivo. Il protagonista si fa un sacco di domande e questo implica che cerca delle risposte, lui intraprende un percorso. Per esempio, il personaggio che incontriamo all'inizio del romanzo non è lo stesso che troviamo alla fine, perché ha un percorso evolutivo. Anche noi dovremmo cominciare a pensare che la vita è tutta in metamorfosi, la crescita, cioè. E anche il nostro concetto d'amore non è mai la stessa cosa, è sempre in evoluzione. Perfetto. Allora, hai parlato quindi di amore, di emozioni, e un altro elemento molto commovente e coinvolgente è un sogno incubo che Manuel fa nei momenti più importanti della sua vita e viene descritto più volte prima del suo risveglio, quasi fosse proprio una situazione determinante, come fosse quasi il clou della sua vita. E le parole finali suonano così. E capisco quanto sia vicino all'essere reale un sogno e quanto sia irreale la realtà. È una sorta di famoso sogno sondesto cartesiano, la bellissima frase di Schopenhauer che diceva: la vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Ecco, cosa vuoi dirci in proposito rispetto a queste affermazioni e rispetto al tuo libro, ai sogni, ai ricordi? Guarda, Freud ha scritto un bellissimo libro intitolato Psicanalisi e sogni,
dove attraverso la lettura del sogno e il loro racconto riuscivano a curare alcune patologie dei pazienti o alcune alterazioni del carattere. Quindi pensa quanto sono importanti i sogni.